Forse l'ha scambiato per un pezzo di cioccolato, forse solo la curiosità l'ha spinto ad ingoiare di nascosto un pezzo di hashish che poteva essergli fatale. Ha perso subito conoscenza mentre stava giocando normalmente, ha dichiarato il papà, un trentenne con precedenti per droga, giunto ieri sera al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona intorno alle 21, poche ore dopo che ad Isernia si era consumato un caso analogo con una bimba giunta in gravi condizioni all'ospedale proprio per aver ingerito droga. Anche qui a Salerno i medici hanno subito capito che c'era qualcosa di strano ed il genitore ha confessato la sconcertante ipotesi. Il bimbo poteva aver ingerito accidentalmente l'hashish del quale il genitore ha confessato di essere assuntore, che poteva trovarsi per casa. Il bimbo è stato prontamente assistito e dopo i primi esami trasferito in rianimazione a Battipaglia. I carabinieri giunti nell'ospedale di Salerno hanno già sentito il padre del bambino e avviato le indagini. Ad informare la stampa sulle condizioni del piccolo paziente è stato stamani il primario di pediatria facente funzioni, Rosario Pacifico. Mi dicono dall'ospedale di Battipaglia, ha detto il pediatra, che il bimbo sta bene dopo una notte difficile. Dalle analisi delle urine risulta che effettivamente il bambino avrebbe assunto hashish, ma non è stato possibile definirne la quantità. Adesso verranno ripetuti gli esami per confermare l'assunzione.